Buongiorno a tutti, oggi procederò ad aprire e digitalizzare questo modello della Riva Rossi HR2792. L'apertura del modello è alquanto semplice, unica difficoltà è quella di non rovinare i mancorrenti che sono molto delicati e si piegano facilmente. Per l'apertura è necessario togliere il gancio posteriore e svitare le due viti a croce come indicato in figura. Poi si passa alla parte anteriore dove ci sono due linguette in plastica verde che vanno spinte verso l'interno del modello. In questo modo è possibile sganciare la cassa. Occorre porre particolare attenzione a questi due mancorrenti che vanno leggermente sfilati verso l'esterno prima di procedere a togliere la cassa, sfilandola verso l'alto. Ecco come appare il modello una volta aperto. Scusate, ho dovuto interrompere la registrazione perché solo con una mano ho avuto qualche problemino a estrarre la parte superiore che entrava in contatto con i mancorrenti. Adesso procederò ad aprire questa parte qui, credo si chiami Sugar Cube e dovrebbe essere l'alloggiamento della cassa dell'eventuale decoder sonoro. E poi procederò ad inserire il decoder. Per l'apertura di questa parte basta allargare questo punto e quest'altro punto qui. Aspettate che ve lo indico con la pinzetta, questo qui. Quindi vanno leggermente allargati verso l'esterno. Dopodiché si accede al vano decoder. Ecco, adesso procederò a inserire il decoder commerciale al posto del tappo per il funzionamento in analogico. L'ho già sollevato per semplicità, comunque come potete vedere è semplice, basta sollevarlo, prendere il nuovo decoder ed inserirlo al posto del tappo. Ecco fatto. Adesso richiudiamo il tutto. Ah, dimenticavo, il decoder che ho montato è un LICE DCC 1870015, tipologia Next 18, veramente piccolino. Richiudiamo il tutto. Ed ecco qua, ho notato che c'è qualche problema di captazione e quindi procederò alla pulizia delle ruote. Vi faccio intanto vedere quello che succede. Ho effettuato quindi una pulizia delle vele interne delle ruote, nonché della superficie di rotolamento. Infatti era presente in alcuni punti dell'olio. Oltre a questo ho regolato anche le lamelle prendicorrente, tutte e sei. Ecco, come potete vedere va molto meglio di prima, anche se in alcuni punti continua ancora a bloccarsi. Ecco, un blocco. E andando avanti continua comunque ad avere questi problemi ad intermittenza. Pertanto procederò ad inserire un circuito di Stay Alive autocostruito. Ecco, vediamo come va con l'inserimento di un mio circuito di test di uno Stay Alive sui fili predisposti dal decoder. E come possiamo vedere il comportamento del modello al minimo è cambiato totalmente e non rilevo impuntamenti. Una piccola nota, il condensatore che ho inserito, questo temporaneo, è da 680 microfarad.
Ecco, come potete vedere dalle foto, ho realizzato un pack da 6 condensatori al tantalio, poi ho aggiunto la solita resistenza e il solito diodo. E adesso vediamo il funzionamento con il nuovo power pack Stay Alive. In questo caso la capacità complessiva del power pack è di 600 microfarad, ossia ho utilizzato condensatori da 100 microfarad, 25 volt come specifiche, e messi in parallelo, quindi mi danno come valore 600 microfarad. In questo momento sto effettuando altri test proprio al minimo della velocità per verificare che non ci siano altri impuntamenti. Testando la chiusura del modello ho notato che nella parte frontale filtrava un po' di luce. Ho quindi riaperto il modello ed inserito una striscia di circa 2 mm di nastro telato nero sottile a quello già presente di fabbrica. Per finire ho deciso di inserire dei macchinisti diversi dai soliti, li ho riutilizzato dei calciatori e purtroppo ho dovuto amputare le gambe come al solito. Probabilmente in futuro andrebbe solo ridipinta la divisa. Ecco. In più ho sfilato il pancone originale ed inserito quello modellistico, inserendo il gancio realistico e le condotte. Grazie a tutti e adesso un paio di video effettuati sul plastico per visualizzare e verificare come il modello si comporta.